Alta tensione al GF, il confronto acceso tra Rosi e Massimiliano. Nella casa più spiata d'Italia, il Grande Fratello, le tensioni sono all'ordine del giorno, ma alcuni scontri lasciano il segno più di altri. È il caso dell'acceso confronto tra Rosi Cin e Massimiliano Varrese, due personalità forti che non hanno esitato a dire la loro, trasformando una semplice discussione in un vero e proprio scontro frontale che ha tenuto incollati al video milioni di telespettatori. La scintilla che ha dato vita alla fiamma è stata una questione di dominio culinario. Rosi, la chef della casa, è stata accusata da Massimiliano di comportarsi come la regina della cucina. L'attore, noto per non avere peli sulla lingua, ha espresso il suo disappunto per quello che percepisce come un monopolio della zona cucina da parte di Rosi, che a sua volta non ha tardato a replicare, evidenziando il suo contributo in termini di tempo e dedizione ai fornelli, che dura da oltre 60 giorni. Il vero nocciolo della questione, tuttavia, sembra essere un malinteso o forse un disaccordo più profondo riguardante il comportamento di Rosi nei confronti di un altro inquilino, Vittorio Menozzi. Massimiliano ha messo in dubbio le parole della chef, che ha prontamente risposto con una metafora piccante. Attenzione, stai tra il fuoco e il peperoncino. Un avvertimento che non ha fatto altro che alimentare la discussione, portando Rosi a ribattere con forza, accusando l'attore di voler generare tensione. L'atmosfera si è surriscaldata quando Massimiliano ha alzato la voce, esprimendo il suo disappunto generale verso i comportamenti degli altri concorrenti, accusandoli di falsità e di prendere le cose per scontate, senza mai un ringraziamento, soprattutto per le attività quotidiane come la spesa settimanale di cui si è sempre occupato. Questo episodio ha messo in luce non solo le dinamiche interpersonali all'interno della casa, ma anche il bisogno di riconoscimento e di gratitudine che ogni persona, celebrità o meno, ricerca nelle interazioni quotidiane. La casa del Grande Fratello diventa così uno specchio della società, dove le tensioni possono esplodere per una parola fuori posto o per un gesto non apprezzato, e dove ogni azione è sotto la lente d'ingrandimento del pubblico e delle telecamere. Il confronto tra Rosi e Massimiliano è solo l'ultimo di una serie di eventi che tengono alta l'attenzione sul reality, dove ogni giorno può riservare nuove alleanze, nuovi amori o nuovi conflitti. E mentre i fan si dividono tra chi sostiene l'uno o l'altra, la casa del Grande Fratello continua a essere il palcoscenico di un dramma umano in cui tutti possono riconoscersi.